Commissione Affari Sociali. Oggi siamo qui ad un convegno sulla decrescita, sostenibilità e salute e stiamo sentendo punti di vista molto interessanti su quello che dovrebbe essere la tutela della salute, che noi siamo abituati ad identificare con la sanità, la cura, mentre invece la salute significa prevenzione, significa creare condizioni sociali di stabilità, condizioni ambientali di non inquinamento. Quindi per la tutela della salute dei cittadini prima di tutto bisogna pensare ad una società diversa in cui non si punta sul profitto a prescindere, in cui si previene l'inquinamento, si prevengono attività dannose per l'uomo, si prevengono anche il divario economico-sociale, perché la differenza di reddito è proporzionale alle aspettative di vita, e quindi riequilibrando anche il reddito non solo si fa un intervento sociale, ma si riequilibrano anche le aspettative di vita, quindi di salute, e quindi si ha anche un effettivo risparmio.